Eccoci qui, bentornati. Ci riprendiamo da dove ci eravamo lasciati l'ultima volta e facciamo un recap perché non ci fosse stato fino in fondo. Allora, siamo qua a metà strada tra Vindemucca e Ely e ricordiamo che il nostro viaggio si concluderà in Florida. Quindi siamo molto 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 all'inizio del nostro viaggio, lungo viaggio che ci porterà a attraversare gli Stati Uniti d'America. Pieno fatto, siamo ancora in attesa di trovare un meccanico, gommista, qualcosa per poter aggiustare il nostro veicolo che comincia a soffrire un pochino di malinconia. Sento strani rumori in cuffia, ma va bene così. Salve caro. Fari sono accesi anche di giorno, casco ben allacciato e prudenza sempre. Quasi sempre. Allora, eravamo nel deserto soli e raminghi e continuiamo a essere nel deserto soli e raminghi. Spero che l'audio si senta bene, che non ci siano problemi. Ricordiamo che stiamo portando mobili, la capannone di Ethernet, stiamo portando mobili dallo scalo aeroportuale di Portland fino al Best Buy di Orlando. Stop here. Stoppiamoci. Prego, venga con questo. C'è un altro deposito di contenuto in Ethernet all'indirizzo. No, è la mirina, non è. È il nostro turno. Beh, è una strage è stata quella. Macchine ribaltate, kami. Allora, questo cos'è? Pubblicità? Sì. Exit, c'è qualcosa? Meccanico mica. Come dicevo l'altra volta, questo camion non è che proprio propriamente sulle salite. O è un problema di cambio. Perché il motore credo che dovrebbe essere il più potente per questo camion che ho inserito, cioè che ho adoperato. Essere 600 cavalli più o meno. Però basta una salitina per mandare in crisi il camion. Quanto pesiamo innanzitutto? Non pesiamo neanche tanto,
33.500 libbre sono... quant'è? 18 tonnellate. 7. Sono le 7 meno 5 circa. Ok, la frizione a posto, altri lavori in corso, perfetto. Meno male che siamo al deserto, ragazzi. Cosa mai avranno da fare qui di lavori? Cioè, se abbiamo mille miglia di spazi a destra e a sinistra, però dobbiamo fermarci in una corsia bellissima, eh? Aspettando che Walmart riparta. Il tramonto. Gustatevelo. Altri lavori? Parrebbe di sì. Eh sì. C'è anche... c'è anche il sito della Caterpillar per fare le consegne. Quindi si sta facendo buio. Cioè, ci sono più lavori qui che sulla Genova Rosignano. Un'urgenza, no? Le sirene spiegate dove ha. Curve strette ne facciamo? Ma sì, vai. Magari se ci teniamo in una corsia predefinita senza stare in mezzo è meglio, no? Scusate, ho dovuto tagliare un po' perché praticamente è successo che stanno tagliando un albero giù in giardino, quindi
ho dovuto chiudere tutte le finestre possibili immaginabili per eventualmente cercare di attutire il più possibile il suono della motosega. Quindi un po' sentire lo stesso, però ci posso fare nulla. Ok, Scipio. Questo è molto italianeggiante. Ah, è qua dove c'era il meccanico. No, vado dritto. Se proprio lo incontro per strada va bene, se no, no. Il viaggio, ragazzi, è lungo, se devo fare anche le deviazioni ci mettiamo davvero una vita. Questo si deve fermare, se no non si sente bene, non è a posto con la coscienza. Un'autostrada qua. È tornata la luna. Ah, ah, c'è un'uscita qua. Attenzione. Se... No, non c'è nessuna uscita perché c'è un incidente. Allora, vediamo un po', 2664 miglia, cambia di poco, dai. Cambia di poco. Insomma, cambia di 100 miglia, non è che... Mamma mia, che giro. Sperando... No, l'incidente era solo da questa parte di qua, però mi sembra, no? E niente. Tocca farci questo percorso in più. Tutto inutile, giro tutto inutile, spreco di benzina, c'è una junction. Manitou, manda l'acqua, la gente ha sete. Profetica quella Manitou. Cosa dice? Non bere. Guida sicuro e rispetta i limiti e non ti drogare e non picchiare i bambini e non bestemmiare. Allora, dove stiamo andando? A Denver. Non mi piace, però preferisco che ogni tanto ci sia quel bug, però avere le compagnie reali che mi danno un pochino più di realismo. Aia. No, vabbè, ce la facciamo. Ci passiamo tutti. L'ho
lo faceva anche nella 1.36, mi sembra. Non so se c'è anche qualche altro qualche altra mod sulle compagnie reali. L'accetterei volentieri, insomma, anche se ok, che bel tempino. Speriamo di farcela, non ce la faremo mai. Don't try this at home. Bravo, hai capito. Ha capito che c'era il pericolo, ha detto aspetta, aspetta, che mi fermo, faccio passare. Che stradina, cos'è questo? Ah, il treno, no, no, c'era scritto ma non l'ho visto, non ho fatto tempo a vederlo, no. Ah, ricomincia? Addirittura, con che quale veemenza? E basta. Vediamo un po' d'aria del deserto. La cosa più inutile, però è troppo figa. Lago, qui c'è un altipiano, ma a volte ci mettono anche i cartelli con l'altitudine, che sono carini. Qua dovremmo essere abbastanza alti, come che è questo? Una chiesetta? Comune? Cos'è? C'è il meccanico! Attenzione! Attenzione! C'è anche il benzinaro! Che bello! Grande paesello questo qua! Che paese è? Non si sa! Kebab, ah no, kebab. Allora, qui c'è il fruttarolo, qui c'è il venditore di magliette. In descrizione c'è il link diretto se volete comprare le mie magliette. Ma finto? Dov'è? Ah, qua dentro. Volete comprare le mie magliette, c'è il link, andate in descrizione, sono contromano, si ricalco. Calma. Allora, facciamo il pieno e poi via. Allora, fammi vedere che
andando a pagare. Quanto costa? Costa un po', tra l'altro. 2,97 galloni. Poi a sinistra c'era anche il meccanico. Dritto, là, c'è scritto diesel repair. Ok. Studio nuovo percorso, vai. Ma che sta di bello questo della Sunoco. Bello. Bello, bellissimo, della NASCAR, Sunoco. Tanta roba. Lo voglio. Allora, qua c'è il meccanico, diamo una ripartina al tutto. Diamo una rapida occhiata alle gomme. Allora, officina. A 4% di gomme, sì, le gomme sono messe malino. 8%. Ripariamo tutto. Altri danni non ce n'erano, più che altro gomme. Già che sono, do un'occhiata veloce ai cambi. Allora, ho questo qui. Questo è senza retarder. Per le salite e colline è uno dei più alti questo qua che ho, infatti. Vabbè. E allora proprio, configurazione. Guarda anche il motore è da 505 cavalli, non 600. Sì, non è il massimo, cioè, nel senso, è il massimo per questo camion, ma non il massimo della vita. Allora, dove siamo, tanto per essere chiari? Allora, siamo qui. Siamo partiti da oggi, da qui, e abbiamo fatto questo pezzettino qua, che è molto poco, molto ma molto poco. E comunque si è fatta un'oretta, poi verrà, voi non avrete un'oretta, però farò dei tagli. Io direi che per oggi ci fermiamo qui. E pronti per la prossima puntata, dove ripartiremo da non si sa dove, chiamiamolo Cedar City, e andremo verso Page, Farmington e eccetera. Quindi praticamente il Mojave, no, questo qua è tutto della ancora mappa vecchia, mappa DLC ufficiale. La mappa non DLC inizia al confine con il col New Mexico, quindi da Clayton in poi, penso. Bene. Ci vediamo alla prossima, per chi vorrà stare con noi, con me, e basta. Un saluto. Ciao.